A 2 anni e mezzo dalla nascita, la Fabo Aerons Montecatini continua ad inanellare successi. Dopo aver vinto il campionato di Serie C al suo primo anno di vita e la scorsa stagione l'accesso diretto alla Serie B nazionale, quest'anno la ciliegina sulla torta con la vittoria della Coppa Italia di Serie B. Non si può usare il termine successo che parte da lontano proprio perché si parla di nemmeno un triennio di vita per gli aeroni, ma grazie ad una programmazione oculata ed un'organizzazione che fin da subito è stata da categorie superiori, i rossoblù stanno facendo un cammino fatto di vittorie sul campo e consensi fuori dal parquet. L'artefice non può che chiamarsi Andrea Luchi, il presidente che ha saputo mettere insieme un gruppo dirigenziale molto affiatato e volto a riportare il grande basket a Montecatini, senza ovviamente dimenticare coach Barzotti e tutta la squadra che hanno portato a sé le simpatie e poi il seguito di gran parte degli sportivi montecatinesi. Il successo della Coppa, dopo la meritata vittoria nella finale contro la Libertas Livorno, gli oltre 500 tifosi accorsi a Roma e i supporters rossoblù che hanno atteso il ritorno della squadra al Palaterme per festeggiare con i giocatori, è stata la consacrazione Irons, ma è solo un passaggio verso il sogno, conquistare la promozione in Serie A2. E intanto domenica c'è il derby contro la Gema per una sfida da altissima classifica.